Salve ragazzi, io sono Fabrinker e oggi finalmente siamo qua su The Last of Us Parte 2 per iniziare una nuova serie che bene o male sarà da 40-45 minuti a episodio, bene o male. L'ho già iniziato, infatti però faremo una nuova partita. Facciamo a intermedio. Ok, tutto quanto va benissimo, avviamo. Ok. E ragazzi, ieri l'ho già avviato, l'ho già un po' giocato ed è qualcosa di spettacolare. Ho giocato i primi 20 minuti, non di più, giusto per vedere un po' cos'era. E devo dire che mi ha veramente preso parecchio, cioè un gran bel gioco, veramente un gran bel gioco. Io veramente sono rimasto stupito da 20 minuti. Figuriamoci l'esperienza complessiva come potrà essere. Secondo me sarà qualcosa di unico. Ci gioco quello che volete. Davvero. Il caricamento iniziale è un po' lentino, ma lo sappiamo, questo gioco è veramente molto potente, quindi chiaramente non potrà essere proprio rapidissimo per questioni proprio di grandezza del gioco. E si inizia. Non so cos'è successo. Avrei dovuto portarla dalle luci e andarmene. Ma quando attraversi mezzo paese con qualcuno, voleva che la sua immunità non fosse inutile. Forse iniziavo anch'io a credere a una cura. O forse volevo fare il suo bene. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato le luci. E grazie a lei avrebbero potuto creare una cura. Solo che questo l'avrebbe uccisa. Oh, Gesù! Dottore! Cosa ci fai? Non puoi portarla via. È il nostro futuro. Pensa a tutte le vite che salveremo. Santo Dio, Giova. Tu che hai fatto? L'ho salvata. Casino. Ellie cosa sa? Le dissi che avevano fatto degli esami. Le dissi che l'immunità era inutile. E lei ti ha creduto? Sì.
entrare. E finalmente si parte, ragazzi. Una introduzione spettacolare che si ricollega poi al primissimo episodio, al finale del primo episodio. Io adesso vi lascio sentire le musiche, le canzoni e vedere un po' il panorama. Comunque, ragazzi, piccolo appunto, la gestione del cavallo è qualcosa di strepitoso, è molto fluido e soprattutto veramente fatto bene, perché c'è, non è come i soliti cavalli che nei giochi sono fatti veramente a schifo, cioè c'è una cura per i dettagli e il gameplay si sente che sul cavallo non crea problemi, cioè è fatto bene, molto fluido, e questa cosa è molto molto buona, anche perché di cavalli fatti bene se ne vedono veramente pochi, a parte Red Dead Redemption 2. Questo è uno dei pochi giochi insieme a quello che fanno i cavalli fatti bene. Parliamoci chiaro. Ok, siamo arrivati al villaggio. Io ieri sono andato poco più avanti, non più di tanto. Vieni. Perché? Tranquillo, faccio io. Puoi andare. Sicuro? Sì. Ok. Riguardo al discorso di prima, io non avrei fatto diversamente. Me lo porterò nella tomba, se devo. Ci vediamo, Tommy. Graficamente magari perde un po' in profondità, però a primo impatto è qualcosa di eccellente. Ricordo che siamo su PS4 normale, non Pro, quindi magari su Pro è diverso, leggermente magari, quindi non troppo, però qualcosa in più avrà sicuramente. Permesso. Ellie.
Gesù, mi hai fatto venire un colpo. Ho provato a bussare, ma... Ehi. Che vuoi, Joel? Passavo. Gli altri... Sai, tutti quanti parlano molto bene di te, di quanto ti rendi utile. Bene? Sì. L'altro giorno ero a cavallo con Tommy e... mi ha... ha detto una barzelletta, ti ho pensata. Era... l'ho dimenticata. Era sull'orologio, il colpo... Joel, scusa, è tardi e devo svegliarmi tra poche sì, ore. Sì, hai ragione, mi tolgo le piedi. Volevo solamente... Volevo farti vedere una cosa. Dammi solo un secondo. Che cos'è? Ti presento un'amica, si chiama Chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Promettimi di non ridere. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. Allora, devo cambiare accordo e come col touchpad suonare. Faceva schifo. Lo prendo come un complimento. È tua. No, 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 non so neanche tenerla. Ho promesso che ti avrei insegnato. È vero. Ok, prima lezione, domani sera. Ci sto. Ok. Ok. Aspetta. E invece la barzelletta? Sai qual è il colmo per un orologiaio? Non mangiare il
Che cagata. Veramente, oh. È terribile. No. Cioè, ragazzi, i dettagli. Ho appena visto il dito cavarsi dalla cintura e cavando spostare la camicia. Cioè, raga, i dettagli di questo gioco, la barba, i baffi, le vene. Cioè, le lentiggini di Ellie, la chitarra come è fatta. Cioè, dei dettagli veramente incredibili. Veramente incredibili. Cioè, è un titolo che come dettagli visivi è tanta roba. È tanta, tanta roba. 4 anni dopo. Infatti è un po' più cresciuta. Ehi. Buongiorno. Scusa, stavo ancora dormendo. Dammi un minuto e mi vesto. Ho sentito che hai avuto una nottataccia. Io... mi ha baciata. Lo sai com'è fatta Dina. Insomma, non voleva. Stavo parlando della lite con Seth. Hai baciato di me. Lol. Pensiamo che... ci siamo appena lasciati e già ci provi con lei. No. Forse voleva solo farti ingelosire. Io non farei mai. Oddio, che imbarazzo. Calmati, ti prendo in giro. Non mi interessa. Va a vestirti. Sei tremendo. Ma è stato un pessimo gesto. Adesso ragazzi vi faccio vedere una cosa che ho visto ieri. La PlayStation 3 fatta da Dio con il primissimo Uncharted, Jack and Dexter Remastered, e poi c'era un altro Uncharted, mi pare che fosse il 2 se non vado errato, quello con il treno, tipo la copertina del 2 dovrebbe essere. Poi là, sono dei fumetti, dei fumetti, dei cartoni, la chitarra di Joel, mi pare, se non vado errato. E poi qua sopra c'è una cosa interessante. Last, no, The Guitar Girl, Nebula, sì, The Tempest, Scroll, no, non c'è niente di interessante qui. Però ci gioco da davvero dei dettagli assurdi, ragazzi. Qua sono delle foto. Chissà che fine ha fatto Joel. Piccola domanda che mi sto facendo ora. Perché comunque ora non c'è Joel, quindi non so che fine abbia fatto. Non ne ho idea. Andiamoci la giacca, la pistolina, come tutti fanno la mattina appena si svegliano. Certo. Comunque è una bella casina. Cioè, ragazzi, lo specchio, finalmente uno specchio in cui si vede. Che bello! No, perché sapete, di solito gli specchi non si vede praticamente niente, quindi è quasi una novità. Allora, a sto punto usciamo. Andiamo avanti. Ecco, io per me di qua è tutto nuovo. Io sono andato fino a qua, sono arrivato, Joel, basta. Sveglio? Come Joel è sveglio? Che sfiga. Smettila. Stavo per alzarmi. Insomma. Davvero. Hai tutto? Sì. Che spettacolo, ragazzi.
Preparati, stamattina sarai sulla bocca di tutti. Perché? Perché? Ah, ecco. Correggimi se sbaglio. Hai baciato Dina. Mi ha baciata lei. Ciò ha spinto Seth a definirti con una parola spiacevole. Certo. E Joel l'ha steso. L'ha solo spinto. Poi te la sei presa con Joel. Questa parte non torna. È stata una serata assurda. Chissà che spasso. Peccato essere presa. State attenti. Come sempre. Hanno fatto proprio un villaggio fantastico. Dov'è adesso? Al ristorante. C'entra per caso Seth? Non saprei. Dille che non mi hai visto. No. Ehi, da che parte stai? Come, scusa? Ehi, quindi... Nessun problema, giusto? Tra noi due? Sì, certo. Io e Dina abbiamo chiuso. Lo so, ma non vorrei pensarsi che... Ellie, nessun problema. Giuro. Grazie. Che bel posto, veramente. Veramente un gran bel posto. Cioè, praticamente ha ricreato una città. Oh, cagnolino. Ehi, vecchietto. Una bella grattata. Ehi, Jesse. Oh, ciao. Donna, si chiama Donna. Bel nome. Colazione? No. Dov'è Maria? È di là. Quanta gente. Scusa. Ellie, eccoti, vieni. Seth ha qualcosa da dirti. Non ho voglia di stare a sentire quel bigotto. Fallo per me. Ti prego. Ok. Seth. Seth, vieni. Ehi. Senti, ieri sera è solo che ho bevuto troppo. Certo. E voglio chiederti scusa. Maria mi diceva che tu e Dina siete di pattuglia. Io ho fatto dei panini. Ok. Beh, un bel gesto, su. Grazie, Seth. Già, beh, allora... Sta attenta. Sì. Lo apprezzo, Ellie. Che cosa hai lì? Baguette bigotte. Che profumo. Sono tue. Sicura? Certo. Vi accompagno fuori. Ok. Ma no, è stato gentile alla fine, poveretto. Cioè, nel senso, si è fatto perdonare. È una carta? Chi trova tiene. Ma aspetta, leggiamo un attimo. Veri nomi: Ofelia e Xander. Mente 80, forza 80. Affiliazione nessuna. Gemelli Keen nacque in un laboratorio Spark che conduceva ricerche per acuire sensi umani. Ma il responsabile del progetto li ritenne un fallimento. Abbandonati sulla porta di un orfanotrofio, due poveri bambini vennero presto a conoscenza delle loro capacità. Ofelia era sorda, ma aveva una vista straordinariamente acuta e riusciva a distinguere i colori negli spettri a infrarossi e negli spettri. Vabbè, ora GX. Xander, completamente cieco, udiva rumori a chilometri di distanza. Nessun passo è troppo leggero e per lui non si stendono segreti. Sì, insomma, insieme riescono a
a fare cose da soli invece sono praticamente senza senso. Però belle queste carte qua che raccontano delle storie in più. Bello bello, perché sono cose che mi piacciono molto, se devo essere sincero. Sono cose che apprezzo. Non è che ce ne sono delle altre che me ne sono perse magari indietro, andando indietro. Vabbè, non posso più andare indietro, quindi no, direi di no. Allora usciamo, dai. Facciamo che usciamo. Adesso esplorerò un po' di più, ora che so che c'è roba in giro, interessante. Quando uscirai, voglio che tu dia il cambio a Tommy e Joel. Quei due sono in ballo da troppo tempo. Dove li trovo? Sali all'avamposto di Nord-Ovest, loro arriveranno in giornata. Ma occhi aperti, ormai gli avvistamenti di infetti non si contano più. D'accordo. Volevo controllare la zona del torrente. Dovrà farlo qualcun altro. Ellie, conosci la zona? Non molto. Dina c'è stata spesso. Vi manderò insieme. Problema risolto. Ecco. Sembra quasi ironico, no? Come per dire così, vi lascio lì e vi arrangiate. Comunque l'atmosfera c'è tutta. Ma dove sei? Più che altro. Perché non cammino più veloce io? Mi va rallentatore il personaggio. Dov'è andata la tizia? Mi sa che l'ho persa completamente. Perché io adesso. Hai visto? Ci trovano dei pezzi in giro. Perché siamo potenziali armi, eh. E che li faccio scappare? Io sono pazzo. Però banco da lavoro ancora non posso usarlo. Quindi al momento è inutile. Anche se più avanti sarà molto utile. È una cosa momentanea l'inutilità. Lì dentro cosa c'è? Niente, ok. Possiamo andare avanti. Dimmi, non so che problemi abbiate tu e Joel. Maria. Lui ti vuole bene sul serio. Sono certa non È intendesse. tutto ok. Sicura? Sì. Ok. Scusa l'invadenza. Ma che è successo con Joel? Sta attenta. Grazie. Ehi, Dina, le assegnazioni! Dammi un minuto! Puoi portare la tua ragazza alla stalla? Oh, sei fissato, eh? Ehi, Dina. Posso parlarti? Ehi, ragazzi, io devo andare. No, ma poi corri. Volevo scusarmi per essere scappata ieri sera. Oh, è tutto ok. Sì, lo capisco. Che mi sento in colpa. Perché ho cominciato io e. Insomma, non avrei dovuto baciarti di fronte a tutti. Eri ubriaca, succede. Beh, comunque non voglio che tu pensi. No, non ho pensato niente. Lo sai perché mi piace? Perché mi lasci finire le frasi. Va bene, forse dovremmo andare adesso. Ma che cavolo! Io non sto giocando! Te la fai sotto! Te la fai sotto! Detesto quel muccioso. Gli diamo una lezione? Sì, certo. E beh. Ve la siete cercata? Pronti a scappare, stronzetti! Merda, nascondiamoci! Via! Via! Eccoci! Primo punto, perdenti! Ora ti prendo, pidocchio! Ti è? Beccati questo! Sì, No! cazzo! Al diavolo quella braccia! Non dirlo alla mamma! Ah, ti è piaciuto? Al diavolo!
Posso menarlo? Così, cattiveria. Dritto in faccia. Prendi questo. Stiamo vincendo. Oh, sì. Ah, che deve scappare, è veloce. No. Mannaggia. Ok. Abbiamo vinto, dai. Non vale. Così imparate. Ci godo. Mi è piaciuto? Oh, no! Prendila! Aiuto! Questa me la pagate! Lasciate la mostriciattoli! Belli! Va bene, basta così, abbiamo da fare ora. Oh, wow. No! Me la sono cercata, eh? Sì. Andiamo. Ma ci stava, dai. È stato divertente, mettiamola sotto questo punto di vista. Dove c'è qualche collezionario? Mi sa che non ce ne sono qua. Comunque devo dire che come frame siamo molto solidi. Cioè, noto qualche scattino ogni tanto, ma niente che non ti faccia godere del prodotto, anzi. Devo dire che è solidissimo il gioco. Jesse vuole che seguiamo il torrente. Lui sostituirà Joel e Tommy. Oh, è bello che ci abbia messo un po'. Ti piacerà questo percorso? Volevo provare su PS4 Pro a giocarlo, ma non avendocela. Però chissà com'è su PS4 Pro. Forse un pochino più stabile, vabbè che più di così è anche difficile, però. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Questo chi è? Amico Chips. Ehi ragazze, porto dentro. Grazie. Ma dobbiamo andare ai cavalli, immagino. Ci siamo quasi. Cioè, guardate che robe. Mamma mia, che cura maniacale, veramente. Cioè, questo gioco veramente è qualcosa di incredibile, incredibile. La storia dobbiamo ancora vederla bene, però come se dobbiamo far dare un voto alla grafica e ai dettagli, 10 al momento, 10 spaccato. Sì, brava. Guarda chi c'è. Grazie. Forza. Ok. Guarda che è arrivata. Sì, sì, sì. Una per te. E una per te. Aprite. Datemi a sentire. Ok. Conoscete le regole. Seguite il percorso, compilate il registro, sterminate gli infetti. Se vi trovate in serio pericolo, rientrate. Usate la testa. Bene. Andate. Mi sa che succederà qualcosa. Non so perché, ma ho questo sospetto. Che spettacolo visuale. Che dettagli, ragazzi. So che vi rompo le scatole, però cioè non posso farne a meno.
Cosa stavi sognando? Ma che muscoli ha quella, comunque? No, però... digrignavi i denti. Dove sei stato? Prendi lo zaino, ti mostro una cosa. Cosa? Fidati. Ma chi sono questi qua, poi? Mi sa che sono i cattivoni, probabilmente. Forza, di qua. Ah, così. Controlliamo gente che non... con cui non siamo in compagnia, in teoria. Ma che ca... davvero? Perché non aspettiamo che faccia giorno? E più caldo? No... Sta cosa mi ha un po' spiazzato. Non puoi dirmelo e basta. Questa devi vederla. Ma di qua c'è qualcosa? No, eh. Io so che giro molto a vuoto, però voglio controllare tutti i buchi più possibili, anche perché dopo 7 anni che aspetto questo gioco voglio godermelo al massimo. No, non c'è niente comunque. Lui mi ha anche seguito, tra l'altro. Cioè, sono presenti a se stessi i personaggi, perché ti seguono, ti stanno vicini, anche se vai in posti sbagliati, magari. Non sa che non c'è niente in queste parti, eh. No, direi no. Perché vieni qui da solo in mezzo al mondo? Sono inquieto. Anche tu? Più ci spingiamo a sud, più migliora. Vuoi proseguire? Pensi di scendere fino in Messico? Ci ho pensato. C'è anche la città di Manny. Sì, dubito possa reggere le sue storie. Sì, no, forse no. Hai fatto tipo un tutorial. Sì? Forza. Sono più vie da percorrere, più strade. Continuiamo così, oggi sarà duro affrontare il viaggio. Non è lontano. Ehi, Mel sta bene. Sembra fuori di sé da qualche giorno. Se la caverà. Smettila di fare lo strano, non mi piace. Non sono strano. Ti stai lasciando con me? Cosa? No. Ti piacerebbe? Avrei già dato, grazie. Dai. Comunque sembra che la parte di gameplay della camminata, della corsa, sia migliorata rispetto al primo. È troppo alto. Andiamo. Cioè, che spettacolo, ragazzi. Ho fatto anche lo screen perché non poteva mancare. Spero non morire. Guardami. Perché non so chi sei, però vabbè. Ah, Abby, non ecco. Guardare giù. Si chiama Abby. Owen, dobbiamo tornare indietro. È un modo per esorcizzare le paure. E se ti esorcizzo i denti dalla bocca? Abby, adulatrice. Ci siamo. Sì, è qui. Cosa è successo? Ah, la città. La nostra città. L'hai detto a qualcuno? Volevo fossi la prima. Uomini armati sono andati a un avamposto laggiù. Ci sono altre postazioni nel mezzo.
l'elettricità, Armi. Sono davvero in tanti. Troveremo un modo. Ok. Ammesso sia qui, come lo troviamo? Possiamo catturare una pattuglia, farla parlare, poi, non lo so, gli tendiamo una trappola. Già, ok. Sono certo che vuoteranno subito il sacco, sì. Ma collaborare? No, eh. Invece. Ma ti ascolti. Ok, il tuo piano? Che cosa ti succede? Dovrei congratularmi. Quando vedranno la città, si tireranno indietro. Li convinceremo, giusto? Cazzo, sapevo di non potermi fidare. Abby, voglio quello che vuoi tu. Ma non ad ogni costo. Ehi. Fermo. Ti aspetto alla barca. Cioè, vuole andare veramente all'avamposto da sola? Così? Vabbè. Che coraggio. Andiamo, Abby. Non ne frega un cazzo. Vabbè. Guarda, io non ti dico di no perché non ti fermo. Sì, comunque è vero, è molto più open world. Cioè, non è open world nel senso open world, però è molto più aperto. Cioè, puoi andare su, giù, nel senso. Non c'è solo una strada da percorrere. Ce ne sono tante. Questa cosa è molto bella. Tipo qua se caschi muori. Poi so per cascare. Vabbè, tagli. Allora, di qua invece. Ma non si dovrebbe andare di qua in teoria. Ah, mi sa che dobbiamo scalare da questa parte, sì. Devo andare su e poi a sinistra. Linea teorica. Mi sa che mi sto per perdere. Ah, di qua, di qua, di qua. Ma no, così, porcaccia. Ah, perché non sto correndo, ecco perché. Dovevo correre, fa un buon salto, giustamente. Eh beh. Ma... perché non si è attaccata? Abby, allora, vogliamo andare o no? Oh, Abby, era ora. Comunque, ragazzi, io prima di arrivare all'avamposto mi fermerei. Quindi facciamoci questo viaggettino qua, magari. Poi ci fermiamo, perché... siamo già più di 40 minuti. E quindi direi che il tempo è ottimale di durata. Come primo approccio, tanta roba. Mi sta piacendo moltissimo, veramente. Anche se non mi aspettavo di questa possibilità di avere altri cioè protagonisti insieme a Ellie. O Joel, non ne ho idea. Qual è il problema? Non è mica gelosa. Mi sa che invece lo amava. Merda. Questo mi sa che è morto, eh. Sei vivo. Insomma. Quello è poco vivo, secondo me. Qualcuno è passato di qua. Non voglio sapere chi, ma qualcuno è passato. Sono parecchi.
Ma qualcuno si risveglia. Voglio controllare tutti quanti. Magari hanno tipo qualche collezionabile. Tipo le piastrine che c'erano nel primo The Last of Us. Come? Ah, c'è in mezzo, non l'avevo visto. Madonna mia, che schifo. E staccati. Mamma mia, è fatto benissimo. Sembra strarealistico, ragazzi, è incredibile. Oh cavolo, ci sono preso un colpo. Oh santo Dio. Ma che cazzo. Vabbè, che spettacolo. Muori. Oh, ma che c'hai? Ragazzi, io boh. Oh cavolo. Aspetta, c'ha dato di pugno. È molto più tecnico di quello che sembra in realtà. Il gioco è molto più complicato di quello che sembra. Devi schivare, attaccare. Cioè, gli scontri sono fatti da Dio, ma dov'è? Ah, sono là. Tiè. Oh cazzo. No, schiva, schiva, schiva. Ma che idea di merda che ho avuto a venire qua da sola. Mannaggia me. Ci credo. Ah, c'è pure un kit medico. Aspetta. Ah, ok, devo curarlo. Vediamo com'è. Ha una benda. Ok. Carino. Salire di più. Io prima di entrare in sta casa direi di fermarci qua, ragazzi. Per dire che oggi per il momento è tutto, ragazzi. Vi ringrazio per l'attenzione. Piccolo, come dire, riassunto, dico solo una cosa. Perfezione, perfezione. Alla prossima, ragazzi.